Mi propongo di essere l'avvocato difensore del popolo italiano. Ci vuole calma e sangue freddo. Lo abbiamo conosciuto così, Giuseppe Conte, un mediatore capace di stare fra due fuochi senza bruciarsi. Quell'arte non basterà al momento dello scacco di Renzi all'esecutivo giallorosso. C'era davvero bisogno di aprire una crisi politica in questa fase? Quindi adesso bisogna voltare pagina. Sarà il Quirinale a voltare pagina puntando su Mario Draghi e così il professor Conte dovrà tornare a studiare da leader. Manderà un messaggio agli alleati. Piglio e tono sono ancora d'avvocato. Dico agli amici del PD e di LeU, dobbiamo continuare a lavorare tutti insieme. La metamorfosi dell'aspirante capo del Movimento 5 Stelle comincia con la scelta dei candidati per le amministrative di ottobre. Tosta, Lo scatto arriva durante le trattative sullo statuto. Il messaggio al fondatore Beppe Grillo stavolta è chiaro e soprattutto forte. Non posso prestarmi per un'operazione politica che nasce già all'origine invischiata tra vecchie ambiguità e diffusi timori di abbracciare questa svolta. Grillo di conciliare non ne vuol sapere. Rilancia prima con un post sul blog delle Stelle, poi con un videomessaggio. Infatti è un movimento che permette a un professore di università di venire lì e diventare il presidente del Consiglio. Dov'è il capostazione? La storia insegnerebbe che il mediatore a questo punto rinfoderi la sciabola, ma Conte abbandona l'avvocatese e stavolta fa sul serio. La riforma della giustizia, che potrebbe assumere le sembianze di un congresso di partito, è la palla al balzo da cogliere per completare la trasformazione in capo politico. Nessuno dovrà più permettersi di dire che il Movimento 5 Stelle è la forza dei veti ideologici. Dopo 9 giorni di trattative, l'accordo fra Grillo e Conte pare essere stato raggiunto. Per l'ex presidente del Consiglio sembra ormai giunto il momento di togliersi la toga d'avvocato per indossare gli abiti del leader politico. Un mese fa a Napoli lo aveva detto. Se la comunità, l'ampia ma direi anche accogliente, calorosa comunità del Movimento 5 Stelle mi vorrà, sarò il nuovo leader.